questo è il secondo anno, abbiamo parlato e siamo sicuri dell'amicizia, della futura partecipazione di molte scuole dell'Europa. Attualmente però per decollare abbiamo delle difficoltà, pensate soltanto che erano previsti i giochi dell'aria, della terra, del fuoco, erano previsti da marzo a giugno, ma il terremoto non ci ha permesso assolutamente, no, di poterci esprimere prima. Quindi abbiamo cercato di fare l'altra parte, una delle tante parti delle valenze di questa manifestazione, cioè quella culturale, e per cultura noi intendiamo molte cose, ma soprattutto intendiamo la vicinanza e la conoscenza di un cittadino, di un paese, della Valerina, no? e di tutti gli altri. Cioè noi vogliamo con questo lentamente fare in maniera che a Ferentillo ci si senta anche ternani o narnesi e viceversa. Quindi abbiamo fatto una sorta di incontro tra paesi. All'interno di questi incontri ci saranno giochi popolari, certo, ma ci saranno anche concorsi di poesia, concorsi della foto, ci saranno anche cruciverba culturali. Insomma, tentiamo di far dire e far capire che la Valerina ha tante gemme e perle preziose. Se però queste gemme cominciano a costituire un unico diadema, noi siamo molto, ma molto più forti. È come si dice che la somma non fa il totale. Cioè, tutti insieme potremo fare delle cose prestigiose in una terra che, lasciatemelo dire, ha delle risorse incredibili. Si pensi solo, io sono un laico, ma insomma si pensi che i santi più grandi del mondo sono qui. Valentino, Benedetto, Francesco. Attualmente, per opera di un grande studioso che lavora con noi, conosciamo la vita di Valentino e quindi a grossa ragione possiamo dire che Terni, con noi di Terni, cercheremo di fare della nostra città la città di San Valentino, che ha una storia meravigliosa e che faremo ancora sempre conoscere, la capitale dei diritti umani. Quindi con risorse del genere, con questi santi, con il patrimonio che ci hanno lasciato, con la terra della Valerina, con le ricchezze culturali che abbiamo, noi abbiamo bisogno di dimostrare a tutti che la pulizia del verde, dell'educazione, della cultura, dello sport è valido per tutti e non soltanto per cosiddetti normodotati o diversamente abili, tutti insieme, e soprattutto uno sport dove non ci si uccide per la vittoria, ma insomma si è gioiosi per la partecipazione. Ecco, in questo senso noi vogliamo che la nostra terra, no, si giochi queste carte, che sono delle carte estremamente positive.